E tu? Sì, tu. Stai ancora guardando video su YouTube invece che lavorare? Mangiando direttamente dalla scatola? È l'ora forse di andare finalmente a lavorare dopo 6 ore di procrastinazione? Ecco, sarà meglio. Stai mica guardando TikTok mentre ti parlo? Mettilo via. Va bene. Su, forza, andiamo. Muoviti, è ora. Quando guardi un video sulla produttività invece che andare a studiare. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io. Ciao procrastinatore, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Giulia e sono una procrastinatrice da 25 anni. In realtà, per chi mi segue sul canale, generalmente ha un'idea di me molto attiva e che faccio un sacco di cose, che è vero, perché funziono molto bene quando ho un sacco di cose da fare. Quando le cose da fare iniziano leggermente a diminuire, mi ritroverete sul divano a guardare dei TikTok. Quindi, se siete come me o se procrastinate in modo diverso, oggi sono comunque qui in vostro aiuto. Praticamente uso questo metodo dal liceo, da inizio liceo non l'ho mai abbandonato, ma ha sempre aiutato a sopravvivere sia allo studio che al lavoro. Stira anche studio e lavoro insieme, quindi trovo che sia funzionale per me. Soprattutto mi rende più efficiente e più efficace, ovvero più veloce a fare le cose che devo fare e soprattutto col minimo sforzo di elaborazione, perché c'è gente che fa bullet journal, decorazioni così. No, qui non abbiamo voglia di disegnare, qui abbiamo voglia di fare un bruttissimo foglio note che però sa ci salva la vita. Come facciamo? Buona parte di voi è tornata a scuola, ma buona parte di voi potrebbe ritornare a casa oppure magari state lavorando in remoto, ma che voi stiate andando a scuola fisicamente o in ufficio o stiate a casa, questi sono i miei consigli in assoluto, con una mini specifica per chi lavora in remoto o che lavora da freelancer. La prima cosa da fare è preparare lo spazio in cui lavoriamo o studiamo. Aprire la postazione che può incasinarsi a livelli indefiniti e lasciare sul tavolo solo ed esclusivamente quello che ci serve. Se potete non avere anche il telefono accanto a voi, ancora meglio. Fondamentale anche aprire le finestre e far entrare il più luce e aria possibile. È stato provato che un ambiente più freddo fa lavorare meglio. Non dovete congelare, ma sicuramente dovete rinfrescare il tutto. Il caldo ottenebra un po' i pensieri. E altro nota importante per chi lavora da casa è vestirsi. Non sono una fan del lavoro in remoto, mi metto il blazer perché non ha alcun senso. Generalmente io tengo sempre sotto un paio di pantaloni molto molto comodi, tanto dovrò stare seduta tutto il giorno. Ma sicuramente cercare di dare un aspetto estetico alla parte superiore, un minimo decente, soprattutto per una chiamata Zoom non prevista, è un'idea. Quindi, visto che oggi ci sono 200 gradi, anche se è metà settembre e io muoio dentro, cambio la mia felpetta o più solitamente il mio pigiama spaiato con una maglietta qualunque, aggiungo magari qualche accessorio per sembrare molto più put together. E per i capelli non c'è niente da fare, non ho il tempo oggi di piastrarli e quindi abbiamo deciso di fare così. Passiamo alla parte pratica. L'ho già detto all'inizio video, non sono un amante delle cose che fanno perdere più tempo di quello che ti danno. Voglio che sia una cosa facilmente aggiornabile, facilmente raggiungibile e veloce da fare, se no che cosa sto facendo? Generalmente io faccio così, ho un foglio sull'iPad che vi metto in descrizione qua sotto se volete utilizzarlo, ma generalmente uso tanto le note perché le note del Mac mettono un minimo di impaginazione e le ritrovo su qualunque device, quindi mi vengono meglio. La cosa fondamentale su qualunque piattaforma voi lo facciate, perché come fare to-do list ci sono mille piattaforme, è fare una to-do list, ma una to-do list incredibilmente definita a seconda della complessità della giornata. Generalmente io faccio uno spreadsheet con tutti i giorni della settimana, potete fare con Trello anche sull'iPad, insomma dove vi pare, con i giorni della settimana e a inizio settimana mi scrivo tutto quello che devo raggiungere entro la fine della settimana. Poi
Poi prendo quegli elementi e le divido in micro task. Le micro task per me sono fondamentali perché scrivere semplicemente fare il video non ti dà un'idea di quanto tempo ci metterai e che cosa ti serve effettivamente. Quindi il video viene diviso in micro task. Prendo il video, ma può essere qualunque cosa. Queste micro task devono essere le più precise possibili, specifiche, scrivete qualunque cosa perché sennò, se siete come me, finirete a dimenticarvela sicuramente. Una volta che avete diviso tutti i lavori in micro task e aggiunto le date di scadenza o giuste, andate nel giorno singolo. Oggi è martedì, quindi il martedì mi scrivo su cosa andrò a lavorare, quindi i due progetti, che in questo caso sono YouTube e il mio lavoro, che non posso scrivere, però è un cliente, quindi lavoro. Se è una giornata molto complessa o ho task che si sovrappongono tra di loro, potrebbero sovrapporsi a seconda di quanto tempo ci metto, uso anche del color coding, soprattutto se sono sull'iPad dove è molto facile e veloce farlo. E nella giornata di oggi non era necessario perché già mattina e pomeriggio erano dedicate alle due sezioni, quindi non serviva. Quindi passo a dividere la giornata in ore. Non lo faccio sempre, lo faccio quando ho tempi stretti e tante cose da fare. Generalmente sono diventata molto brava a capire quanto tempo ci metterò a fare qualcosa, ma mi do sempre un po' di lasco, in modo che se ottengo del tempo in più e finisco prima, lo uso per delle pause o lo uso per... o velocizzo appunto i tempi per finire prima. Però mi raccomando, soprattutto se siete agli inizi, datevi più tempo di quanto pensate che dovrete utilizzare, perché è molto facile sforare inoltre. In questo caso il video di oggi l'ho diviso in clip che dovevo registrare in diversi posti e mi sono segnata quando avrei dovuto iniziare il video e quando l'avrei dovuto finire. Ad esempio oggi mi sono incasinata con delle mail e ho iniziato più tardi, ma sto finendo prima e quindi tutto quanto sta andando nel suo posto. Poi continuo fino a completare la giornata, quindi vado al pomeriggio, vedo cosa devo fare il pomeriggio, lo divido in micro steps anche per il lavoro, vedo quanto posso fare nella giornata, aggiungo anche quello che devo finire assolutamente entro oggi. Se sono in una giornata veramente triste e deprimente, mi scrivo anche quanti minuti ho di pausa da fare, me li inserisco da qualche parte. Parliamo di pause, appunto. È un oggetto del demonio, così come YouTube. Il problema è che io su questo e il computer ci lavoro e quindi devo trovare un modo per cercare di non farmi fregare da me stessa. È fondamentale, se lavorate come me davanti a un PC tutto il giorno, intanto stare in un ambiente luminoso e fare delle pause per gli occhi. Per quanto mi riguarda, se non faccio delle pause in cui mi stiracchio o guardo fuori la finestra o leggo magari qualche pagina di qualcosa che non sia uno schermo, il mio cervello dopo un po' esplode e inizia ad avere mal di testa e quindi devo assolutamente farlo, anche se solo per 5 minuti, che non sono assolutamente abbastanza. Cosa di cui vi ho parlato tanto, soprattutto in questo video, se volete una cosa ancora più approfondita, ma la mia salvezza, quando avevo delle giornate in cui non volevo fare niente, è stato il metodo Pomodoro. Le video tutorial, ma in realtà è molto semplice. Io uso Flat Tomato, che è l'app, penso, del pomodoro, proprio del pomodoro, ed è il concetto per cui, non mi ricordo neanche più i minutaggi perché poi l'ho settati per le mie esigenze, mi raccomando, tutto secondo le vostre esigenze, non seguite per forza le cose preimpostate perché non è detto che siano giuste per voi. Il metodo Pomodoro era tipo lavori per 20 minuti e fai una pausa di 10. L'applicazione ti scandisce questi tempi in automatico in un loop infinito. Il tuo cervello si focalizza su queste cose e riesce a lavorare molto più a lungo di quanto lo faresti se fossi da sola. O meglio, da sola, si può fare anche con un cronometro, non è che avete bisogno di app o cose. Però aiuta a scandire il tempo senza il tempo e quindi a non rendersi conto che stiamo procrastinando, perché sennò finite come me che inizio alle 16 e poi sono le 16:01 e ops, inizieremo alle 16:30 e poi indovinate, sono le 16:32 e vabbè, faremo alle 5. Il metodo Pomodoro mi ha salvato in fase di laurea, in fase di 14 esami tutti insieme. Mi ha veramente aiuta il mio cervello, soprattutto nelle ore pomeridiane dove faccio più fatica. Pomodoro for life. Inoltre, io tendo veramente tanto a lasciarmi andare quando faccio le pause, a farle durare più a lungo del previsto, e per automotivarmi ho deciso di fare delle pause magari su YouTube, ma con video che sono relativamente inerenti a quello che sto facendo, magari creativi, ispiranti, sul lavoro, qualcosa che mi insegni qualcosa e che mi tenga il cervello relativamente attivo e pronto a imparare, o voglioso di imparare.
Ultima task fondamentale perché tra l'altro è stato studiato che il cervello collega certe cose, suoni, odori, luoghi a certe attività. Quindi lavorare sempre nello stesso posto aiuta il tuo cervello a metterti già a posto, indirizzarsi già subito al lavoro. Quindi è utile avere una zona su cui lavorare, ma soprattutto i suoni aiutano tanto. Ho una selezione di due o tre video che metto sempre come sottofondo al lavoro e quando li metto il mio cervello lavora più a lungo con meno fatica. È una cosa psicologica, credo. Oppure metto qualcosa che mi fa imparare qualcosa, tipo un TED Talk o un audiolibro che, vi devo dire la verità, non è che io ascolti. Quando lavoro, nel senso ascolto, ma non ascolto. Però attiva il mio cervello a rilassarsi mentre lavora e quindi si sforza meno. Insomma, funziona. Con questa semplice selezione, perché poi alla fine non vi servono grandi cose, io lavoro molto meglio e molto più velocemente, soprattutto porto a casa gli obiettivi molto prima. Spero che questo video vi sia utile in qualche modo. Buon lavoro, Cactus, e noi ci vediamo alla prossima. Andate a lavorare, andate a studiare. Ciao!